secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il 28 agosto 1995 si è unita in matrimonio con rito civile, presso il comune di Roma dall'allora sindaco Francesco Rutelli, con il noto giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo, divenendo la sua quarta moglie, dopo un fidanzamento iniziato nel gennaio 1990. Nel 2002 la coppia ha preso in affido Gabriele, un ragazzo all'epoca di 10 anni, che adotterà poi nel 2004. Maria De Filippi è molto legata ad Ansedonia, in provincia di Grosseto, dove possiede una residenza da decenni. Quindi arriva il video del loro famoso incontro ad Amici, quello in cui la conduttrice si dichiarò apertamente: "Volevo dire pubblicamente che io amo moltissimo questo piccolo grande uomo e che se sono qua è grazie a te". Guardando il marito, lei commenta la scena del matrimonio sorridendo: "Io ero emozionatissima. Tu non sapevi già tutto. Eri a tuo agio". Costanzo, con la sua solita nonchalance, ha affermato: "Ero a mio agio. Conoscevo la prassi. Mi ero sposato in comune tante volte. Sapevo tutto". Poi una frase è tutta da ridere. Dopo l'ennesimo filmato strappalacrime, Maria sbotta: "Hai rotto". Lui, divertito: "E lo so. Mi sono commosso pure io. Mi sa che possiamo andare a casa", chiosa lei. "Sì, volentieri", conclude lui. Ospite dell'intervista, la trasmissione in cui Costanzo ospitava grandi volti dello spettacolo e cercava di estrapolare informazioni poco note al pubblico, Maria De Filippi si racconta, ma l'emozione la tradisce fin dai primi attimi. "Ti sei giustamente commossa", dice il conduttore, facendo sfoggio di tutta la loro confidenza.